Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata le relazioni pericolose, in scena al Teatro Garibaldi di Bisceglie, al Teatro Forma di Bari la Rimbam Band in concerto. Iniziamo con le relazioni pericolose con Corrado Tedeschi e Lorenza Mario, regia di Giovanni De Feudis. Lo spettacolo fa parte della stagione di prosa del Comune di Bisceglie, organizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Originale rivisitazione in chiave musical del romanzo di Laclos, da cui è stato già tratto il famosissimo film premio Oscar di Frears, Le relazioni pericolose. Parla di un libertino a metà tra Don Giovanni, collezionista senza scrupoli di giovani donne, e Casanova. Ne parliamo con Corrado Tedeschi. Come hai visto un po' questo personaggio e soprattutto questo testo? Questo personaggio è uno dei personaggi più belli che io abbia mai fatto in teatro, perché è un personaggio che mi assomiglia in un certo senso, è un uomo che ha un rapporto con le donne veramente tutto un po' particolare, beh, disastroso in assoluto. Parliamo del musical, com'è stato adattato il testo e come ha recuperato con il brillante, insomma, fare del musical? È stato fatto un lavoro, devo dire, straordinario da parte del regista Giovanni De Feudis, che ha fatto proprio l'adattamento dalle relazioni pericolose di Chauderlot de Laclos, questo romanzo epistolare, uno dei più grandi romanzi epistolari della storia della letteratura, e sono state inserite delle musiche che sono stupende, sempre con versi delle relazioni pericolose, quindi, però la musica è rock. Questa è la cosa curiosa e ci stanno benissimo. Qual è la scena più bella che vale la pena di ricordare? Beh, c'è la scena in cui nel duello finale io vengo ucciso, in realtà mi faccio uccidere perché ho scoperto tutto quello che ho combinato nella vita, di colpo mi è stato chiaro tutto. Di fronte, quando ho scoperto l'amore, ho scoperto anche che cos'ero io, che disastro di essere umano ero, e praticamente mi faccio uccidere e poi in punto di morte faccio un piccolo monologo dove do praticamente dei consigli agli uomini per non ridursi come me. Dopo le relazioni pericolose, che è in giro adesso in tour, che cosa ci sarà? Ma questo andrà avanti per almeno due stagioni, per cui insomma sono molto felice di questo perché è veramente un grande spettacolo. Francia pre-rivoluzionaria, un intreccio perfetto e a tratti morboso di tradimenti, passioni, sfide e memorabili notti d'amore, nella cornice delle diseguaglianze sociali dell'epoca. Secondo il regista Giovanni De Feudis si tratta di pura evasione, senza pretesa di lanciare messaggi o moniti morali. Musiche, parole, danza e duelli per uno spettacolo piacevole grazie alla partecipazione di artisti completi, cantanti, attori, ballerini e anche acrobati. È una corrispondenza epistolare, in fin dei conti, sono una serie di lettere, quindi farle diventare un testo teatrale è un lavoraccio, però mi sono divertito tanto perché sono lettere piene di emozioni, di sensazioni bellissime, ho curato tutti i personaggi fin nel midollo. Parliamo un po' dei protagonisti, perché proprio loro, Mario e Tedeschi? Perché mi serviva un visconte di Valmont, uso un termine tanto caro a Corrado Tedeschi, debosciato, un animo trasandato. E Corrado, avendolo visto in altri spettacoli, perché ci conosciamo già da anni, ho ritenuto che fosse giusto in questo tipo di ruolo. Per quanto riguarda Lorenza Mario invece mi serviva una molto bella, e Lorenza Mario è molto bella, brava, fondamentalmente brava, e con questi colori, e una tutta casa e chiesa piena di rigidi principi morali, ma che poi piano piano di fronte al cuore si scioglie. Per fare teatro il futuro, come te lo vedi? Su che cosa bisogna puntare? Allora, da quando ho cominciato a fare questo lavoro sono passati 20 anni, ho sempre sentito parlare di crisi, però non conosco nessun mio collega che ha smesso di lavorare per la crisi. Questa crisi farà un po' di pulizia. Resteranno quelli che sanno nuotare meglio e sono quelli poi per cui il pubblico va a teatro, compra il biglietto, non fa zapping, è più facile fare zapping, devi telefonare, prenotare se ci sono i posti, quali posti, devi andare a prendere il biglietto, devi uscire di casa, il traffico, il parcheggio, magari piove, fa freddo, ecco, tutto questo se uno lo fa è perché ci crede davvero. Bisogna avvicinare i giovani, sicuramente
non annoiandoli. Che cosa ti è piaciuto subito di questo personaggio intrigante? Ah sì, Madame de Tourvel, questo è un ruolo drammatico, è la prima volta che io faccio un ruolo drammatico e per me è una bellissima sfida, mi sto divertendo, mi metto in gioco ogni sera, sono molto emozionata e sicuramente è un'opportunità di crescita. Poi comunque recito, ho la fortuna di recitare accanto a Corrado Tedeschi che ha grande esperienza eccetera, questo è sempre un vantaggio devo dire, e quindi insomma in bocca al lupo, me lo dico da sola. Il rapporto con il regista in due parole? Ah, c'è una grandissima confidenza fra me e Giovanni, e questa è una cosa molto importante perché se io ho dei dubbi non ho nessuna difficoltà a dirglielo, lui mi viene incontro, abbiamo studiato insieme il personaggio, è stato un vero e proprio laboratorio. La Rimbambenda al Teatro Forma di Bari, lo spettacolo è prodotto con il sostegno di Puglia Sounds, progetto affidato al Teatro Pubblico Pugliese. Dopo i grandi successi di Zelikov su Rai 1, la Rimbambenda ritorna con Rimbambension Reload. 5 suonatori sognatori che giocano con le canzoni, i suoni, gli strumenti, l'immaginazione, il corpo, le parole e la propria follia. Ne parliamo con la Rimbambenda. Innanzitutto, qual è la novità di questa performance? La novità è che c'è il pianista, che è Francesco Pagliarulo. Ma non è una novità, no. La vera novità ormai, Francesco è un nostro, è parte integrante della Rimbambend da più o meno 2 anni e mezzo, 3 anni, tu dovresti ricordarlo meglio, ma a parte questo la novità è che ci sono insomma delle integrazioni, dei numeri nuovi, delle nuove trovate comiche all'interno di Rimbambend Show, che è il nostro secondo spettacolo. Ci parlate un po' del numero più frizzante, più comico, più divertente. Posso dire solo questa cosa, che abbraccia un pubblico vastissimo, quindi dai bambini, da quelli che hanno 6 mesi, a quelli che hanno 97 anni. Il numero nuovo parla di una magia, di come la Rimbambend potrebbe fare un pezzo di magia, quindi è una magia comica in perfetto stile Rimbambend, quindi giochiamo con gli strumenti, con l'immaginazione, con l'assurdo, c'è dentro tutto e si ride davvero tanto. Connubio, comicità, musica, ma anche performance teatrali. Come nascono le idee della Rimbambend? Come nascono le idee della Rimbambend? Allora, la Rimbambend è in realtà un grandissimo sogno comico. Ecco perché noi ci definiamo dei suonatori sognatori. Perché in questo sogno succede tutto ciò che nella realtà non può succedere. Siccome io soffro di insonnia, e quindi trasporto nella Rimbambend tutte le mie frustrazioni. Tanta musica da Buscaglione a Carosone per proseguire con Gaber, Mozart e Rossini, più un inaspettato Richard Galliano. Ma non solo musica, anche tante gags esilaranti. Le note si dilatano e si possono ascoltare e guardare. Performance ricca di continui rimandi da Jerry Lewis a Charlie Chaplin a Jacques Lecoq. Per una sorta di cartone animato musicale ai limiti del possibile, surreale e poetica l'atmosfera, travolgente l'energia dell'happening musicale che coinvolge anche il pubblico. In questo spettacolo c'è un tuo assolo, io ricordo un bellissimo assolo dello spettacolo precedente. Qui? In questo spettacolo non c'è un solo di contrabbasso, ma ad un tratto io divento ballerina o ballerino. C'è tanta musica, lo spettacolo galleggia dal punto di vista comico sulla musica, su una capacità tecnico-musicale forte. E ci hai portato fortuna, sei stata una delle prime ad intervistarci tanti anni fa in una delle repliche al Teatro di Cagno, teatro a cui rimaniamo sempre molto affezionati, e saluto Mimmo Colangelo che è un vero direttore artistico, un vero signore. Ciao Mimmo. Un sogno nel cassetto della Rimbambend, proprio un sogno. Un sogno sarebbe quello di partecipare come concorrenti a Sanremo, al festival. Speriamo. C'è già in fase embrionale un progetto, nel senso che vorremmo creare un pezzo che abbia il nostro stile, il nostro registro da portare anche lì. Però devo dire a onor del vero che il sogno è quello che noi stiamo vivendo, perché abbiamo tanto lavorato per poter avere un pubblico che adesso è numerosissimo e si sta allargando sempre di più. Il sogno è quello di poter vivere di questo ed è successo. A parte il fatto che un toreador, per essere definito tale, dovrebbe sapersi esprimere in spagnolo. Tu habla spagnolo? E no. Tu habla spagnolo? E no. Tu non habla spagnolo. Beh, dimmi una parola in spagnolo e fare traduzione. Traduzione, una parola. Corazon.
Le 9:30 fine. È arrivato anche il sassofonista, che è parte della Rimba Band, quindi è legittimo che lui ci raggiunga. Ecco, il bandista della banda di Capurso, che ha finito di suonare con la banda e adesso ci raggiunge. Evviva la Rimba Band! E adesso Weekend a teatro. Al Teatro Verdi di Brindisi, Certe notti. Al Teatro Royal di Bari, La irresistibile ascesa di Arturo Ui. Al Teatro Curci di Barletta, Il mistero buffo nella versione pop 2.0. Al Castello di San Nicandro, Via del Purgatorio. E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com e arrivederci alla prossima puntata.